Sabato scorso ad Assisi si è svolta la cerimonia della traslazione del corpo del venerabile Carlo Acutis, che è stato sepolto nella chiesa di Santa Maria Maggiore, dove San Francesco restituì i vestiti al padre ed è per questo detta santuario della spogliazione. Ma chi era Carlo Acutis, che a breve sarà annoverato tra i beati della Chiesa Cattolica e che Papa Francesco ha nominato nella sua recentissima esortazione rivolta ai giovani di tutto il mondo? Carlo è morto il 12 ottobre del 2006 a soli 15 anni per una leucemia fulminante, ma ha lasciato tra chi lo ha conosciuto una fama di santità che oggi si è diffusa nei 5 continenti. Questo giovane dei nostri tempi, genio dell'informatica, amante dello sport e degli animali, viveva una fede gioiosa e contagiosa che lo portava a partecipare ogni giorno alla Santa Messa per incontrare Gesù e riceverlo nella Santa Comunione e stare con Lui in adorazione. Il suo slogan, l'Eucaristia è la mia autostrada per il cielo. Realizzò sul web una mostra dei miracoli eucaristici che ha fatto il giro del mondo. Aveva attenzione per i poveri, i senza fissa dimora, i bisognosi, ai quali portava cibo e indumenti. Ai suoi coetanei testimoniava la sua fede e diceva: «Tutti nasciamo come originali, ma la maggior parte finisce per vivere come fotocopie». Ebbene, questo giovane, che sarà certamente proclamato patrono del web, veniva sempre nel Cilento, essendo la mamma Antonia Salzano originaria di Centola. In estate Carlo con la famiglia da Milano veniva a Centola Palinuro e ha sempre visitato il santuario eucaristico di San Mauro la Bruca, che egli tramite la mostra ha fatto conoscere nel mondo intero. Vogliamo ricordare allora questo giovane per questo legame profondo col Cilento, pensando che si creerà un legame altrettanto profondo tra i cilentani e lui, il giovane che diceva «non io, ma Dio» e che sta diventando uno dei santi moderni più amati ed invocati in tutto il mondo. Un ragazzo che è nato lontano da Assisi, ma è approdato ad Assisi e ha messo un po' le radici in Assisi. Il collegamento con San Francesco è evidente e per questo la comunità cristiana di Assisi sente di essere destinataria di un dono ulteriore. E non a caso ho voluto che il corpo del venerabile Carlo fosse collocato dentro il santuario della spogliazione, che ricorda ciò che il giovane Francesco fece davanti al vescovo Guido, davanti al padre Pietro di Bernardone, quando si spogliò di tutti i suoi beni per esprimere la sua piena conformazione a Cristo.